Salve a tutti, oggi vi voglio parlare di Justice League, ma di quale Justice League in realtà? Del Justice League del 2017, diretto da Zack Snyder ufficialmente, ma come sappiamo nei fatti da Zack Snyder e Joss Whedon, e scritto da Chris Terrio e Joss Whedon sul soggetto di Snyder e Terrio, ovvero appunto la versione di Justice League nota a tutti come Whedon Cut. Ovvero appunto la versione che è stata distribuita nelle sale come versione ufficiale del film e che ancora lo è a onor di cronaca. Più o meno sapete tutti appunto che cosa è successo durante la lavorazione di questo film. Appunto il regista Snyder aveva quasi completato le riprese, ma a causa del suicidio improvviso della figlia Autumn decise appunto di ritirarsi, e anche giustamente, dal progetto. E allora la Warner chiamò a sostituirlo proprio Whedon, che però da par suo rimaneggiò pesantemente il copione originario e approfittò delle riprese aggiuntive per rendere il tono del film meno oscuro e più scanzonato. Ma quello che molti non sanno, in realtà, è che la Warner, a quanto risulta da certe interviste, aveva già contattato Whedon prima che succedesse il patatrac, perché a quanto pare era già scontenta della piega che il film stava assumendo. Già appunto con Suicide Squad la Warner aveva iniziato a cambiare rotta all'interno del DC Extended Universe, aumentando lo humor, smorzando la cupezza, imitando la Marvel, sì, imitando la Marvel naturalmente, ma quello che bisogna capire è che L'Uomo d'Acciaio all'epoca fu prodotto non per fondare un universo cinematografico della DC da contrapporre a quello della Marvel, ma per proseguire l'approccio cupo e realista nei confronti del fumetto inaugurato appunto da Christopher Nolan con la sua trilogia su Batman. Appunto era stato Christopher Nolan a firmare il soggetto per L'Uomo d'Acciaio e a ideare appunto quel film, e questo significa che all'epoca non c'era alcuna intenzione di costruirci sopra un universo, ma quando poi questa intenzione si è fatta strada, la Warner in effetti ha iniziato a ragionare e forse probabilmente ha iniziato anche a capire che, nonostante i grandi incassi, né al pubblico né alla critica stava piacendo granché quel tipo di approccio nolaniano, ma senza Nolan alla regia. E allora quell'approccio appunto è stato pian piano ridimensionato fino ad arrivare appunto al Justice League di Snyder Whedon, che lo demolisce completamente. E allora ovvio che chi aveva amato quella chiave realistica e politica applicata al comic non può che rimpiangerla, ed è ovvio appunto che questo graduale alleggerimento delle atmosfere è avvenuto emulando appunto, almeno in parte, lo stile Marvel. Ma dire che i film della DC devono per forza essere seri, cupi e drammatici, altrimenti non rispettano lo spirito della DC, mi dispiace, ma è una grande cazzata. Cioè, i film di Superman con Christopher Reeve, tanto per fare l'esempio più semplice che mi viene in mente, erano forse cupi, erano forse realistici, erano forse drammatici. Non mi risulta proprio, eppure appunto non mi sembra che qualcuno li abbia mai definiti dei film di merda per questo, almeno appunto i primi tre, e non mi risulta che abbiano in qualche modo snaturato lo spirito dei fumetti di sì. Anzi, appunto, L'Uomo d'Acciaio come film è molto meno rispettoso dei fumetti rispetto al primo Superman di Richard Donner. Comunque, appunto, tutto questo per dire che cosa? Per dire che nel suo preferire un approccio fumettistico ad uno realistico, in netto contrasto con L'Uomo d'Acciaio e Batman v Superman, e nel suo essere volutamente scanzonato e senza pretese, secondo appunto questa nuova linea dettata dalla Warner per cercare di inseguire la Marvel sul suo stesso terreno, almeno per quanto mi riguarda, Justice League versione 2017 non è affatto la merda di cui tutti si ostinano a dire peste e corna. Appunto, è un film certamente che è volutamente non realista, volutamente non politico, volutamente
manicheo fino all'osso, appunto, da una parte i cattivi, dall'altra i buoni, da una parte la paura, dall'altra la speranza, da una parte l'oscurità e dall'altra la luce, senza alcuna sfumatura, senza alcuna complessità, ma almeno è un film girato, fotografato e diretto molto, ma molto meglio di L'Uomo d'Acciaio e Batman v Superman, che all'esatto opposto eccellevano in complessità, ma soffrivano drasticamente proprio sul piano tecnico. Qui, appunto, grazie al fatto che Whedon ha potuto rimettere mano alla sceneggiatura, rifare da capo alcune sequenze e soprattutto presiedere all'intera post-produzione del film, alla fine, secondo me, ne è venuto fuori qualcosa che dal punto di vista strettamente stilistico è decisamente più godibile e più raffinato anche rispetto alla cagnara esteticamente tronfia ed enfatica di L'Uomo d'Acciaio e di Batman v Superman. Appunto, qual è la trama? Superman, come sappiamo, è appena morto e Bruce Wayne sta reclutando questa squadra di persone dotate di poteri per fronteggiare un'imminente minaccia che proviene da altri mondi. Una in realtà la conosce già, ovvero Diana Prince, Wonder Woman, già introdotta appunto proprio in Batman v Superman e poi protagonista del film omonimo a lei dedicato, appena precedente a questo. Poi appunto c'è Aquaman, interpretato da Jason Momoa, c'è Barry Allen alias Flash, Ezra Miller, e Victor Stone, ovvero Cyborg, che è Ray Fisher. E qual è la minaccia che proviene da altri mondi? Beh, in realtà la minaccia è insita in queste scatole, sono tre appunto, una è in custodia alle Amazzoni, appunto il popolo di Diana, un'altra agli Atlantidei, che è il popolo di Aquaman, e un'altra agli umani. E c'è il malvagio Steppenwolf, appunto, con il suo esercito di parademoni, che vuole appropriarsi di queste scatole per dominare la Terra. Insomma, al di là di questa trama, che è proprio basica, per non dire inconsistente, perché secondo me questo film a suo modo funziona, perché Whedon, in sostanza, secondo me, ha deciso di applicare a questo film la stessa ricetta del primo Avengers, ovvero utilizzare l'ironia per cementare fra loro i protagonisti e in questo modo per umanizzarli. Vi ricordate appunto degli Avengers che nel primo Avengers si incontravano fra loro tutti assieme per la prima volta e non andavano d'accordo per niente, al punto appunto che poi mentre loro bisticciavano e si menavano Loki riusciva a scappare. Ecco, qui la dinamica è abbastanza simile, nel senso che tutto sta a fare in modo che la squadra sia davvero unita, altrimenti appunto il cattivo non può essere sconfitto. Cioè, fate conto che ad un certo punto arriva addirittura una scena dove Diana e Bruce Wayne si mettono quasi a litigare e lei lo colpisce, e poi appunto i bisticci verbali fra tutti i membri di questo team, dei bisticci spesso ironici, appunto come fra gli Avengers, perché appunto il bisticcio ironico crea uno scontro che è il terreno di un incontro e quindi si trasforma in un mezzo di coesione, di unione. È appunto un conflitto con cui si risolvono i conflitti e li si converte in alchimia. E allora questa ironia è funzionale, in realtà ha un suo scopo e non è affatto fuori luogo, è ben inserita in realtà in sceneggiatura e può dare fastidio solo a chi è fissato col dark e che crede che DC sia sinonimo di dark, e appunto non è così. Ed è un'ironia che appunto umanizza i personaggi. Guardate appunto Barry Allen che dice a Bruce Wayne: sì, mi è difficile andare d'accordo con la gente perché la gente è lenta, appunto, e non è in realtà una battuta insulsa, perché riassume il lato triste del personaggio di Flash, che proprio in quanto supersonico vive nel suo mondo supersonico e quindi è costretto ad essere un disadattato in realtà. Poi certo, siamo d'accordo che è un personaggio che ricalca a suo modo il nuovo Spider-Man della Marvel, interpretato da Tom Holland, appunto,
con questo humor adolescenziale insistito, piacevolmente inopportuno, con cui appunto entrambi questi personaggi mascherano la propria interiorità sofferente. Ma perché effettivamente questo Flash non è una versione scrausa dello Spider-Man di Holland? Perché in realtà Ezra Miller è in grado di offrirgli una sua caratterizzazione diversa appunto da quella offerta da Holland per Spider-Man, più da sfigato effettivamente, più da stramboide quasi. E poi appunto la gag del pennarello, meravigliosa davvero, come è meravigliosa la gag di Aquaman che si apre agli altri ma solo perché è seduto sul lazzo di Diana. Una gag appunto non solo divertente ma con una sua profondità, perché appunto ci rivela il personaggio che si cela dietro ai muscoli. E poi appunto la bellissima gara di velocità tra Flash e Superman. Sì, perché appunto Superman è morto, ma Superman non è un uomo come tutti gli altri, allora forse è possibile resuscitarlo magari, ma siamo sicuri che sarà in sé? Siamo sicuri appunto che la coscienza si possa resuscitare insieme al corpo? Magari appunto potremmo resuscitare un Superman non buono. Ma niente paura, Alfred, passiamo le armi pesanti, battuta strepitosa, altro che battuta trash, appunto una battuta strepitosa perché è romantica, perché appunto ci mostra un Superman davvero umano, un Superman che di fronte appunto all'uomo diventa uomo anche lui, depone la propria superiorità di fronte alla cosa più umana che esista, ovvero l'amore. Ma è proprio visivamente, almeno secondo me, che il film appunto è davvero gradevole, perché appunto Whedon impone una fotografia che non solo è priva della detestabile patina snyderiana, ma in realtà è anche di gran lunga più fumettosa, più ricca di colori, colori che rendono finalmente i nostri eroi assolutamente magnifici. Con questa fotografia assolutamente non patinata, finalmente Superman è bello, finalmente Batman è bello, finalmente appunto questi eroi sono belli da vedere nel DC Extended Universe, e finalmente ci divertiamo a vedere loro e le loro avventure. E anche Metropolis e Gotham sono belle da vedere grazie a questa scenografia che è più naif, meno opprimente, più simile forse a quella del primo Batman di Tim Burton e dei Superman di Richard Lester. E anche la regia è parecchio più a fuoco in realtà, sia per merito di Whedon ma in realtà anche di Snyder. Appunto Snyder accantona l'insopportabile macchina a mano mossa di L'Uomo d'Acciaio e di Batman di Superman, e soprattutto appunto la smette di imitare male Nolan e si mette a girare con più attenzione alle inquadrature, e questo gli va dato atto assolutamente. Poi appunto ci ha pensato Whedon ad asciugare il film naturalmente dalla pesantezza drammatica e a rendere il tono più ironico proprio ad un livello generale. Poi appunto siamo d'accordo che il cattivo di questo film è semplicemente un cattivo e basta, appunto, senza alcuna motivazione che non sia conquistare la Terra, ed è un cattivo che soprattutto non riesce mai a intimorire, è proprio una minaccia barzelletta, anzi non è proprio una minaccia, già si sa che verrà abbattuto grazie alla risurrezione di Superman, ma ha un look a suo modo accattivante, non inedito assolutamente, ma accattivante, così come lo hanno questi parademoni insettoidi, che in effetti loro sì che mettono addosso un po' di ribrezzo, soprattutto grazie al rumore appunto che fanno mentre volano, appunto l'effetto sonoro di questo sbattimento d'ali di questi insettoidi. E non si può negare in realtà che i personaggi, appunto soprattutto i protagonisti, siano solo abbozzati e non vengano minimamente approfonditi, e questa non è appunto una carenza da poco, siamo d'accordo. Ma non è che siano abbozzati male in realtà, assolutamente. Whedon appunto prova per quanto gli è possibile a farci intuire il background emotivo ed esistenziale di questi protagonisti, come
cercando di condensarlo in piccole scene, in piccole situazioni, in piccole battute. A volte ci riesce, ma in realtà a volte no. Ci riesce ad esempio con Barry Allen, appunto, vedete queste due scene in prigione con il padre, che è Billy Crudup. Non ci riesce molto con il personaggio di Cyborg, ad esempio, ci riesce meno, e non ci riesce proprio per nulla col cattivo Steppenwolf, che appunto rimane una figura insignificante. Ma appunto, prendete di nuovo The Avengers, che è il corrispettivo Marvel di Justice League e che fu firmato da Whedon, appunto. Lì a Whedon non interessava più di tanto approfondire i personaggi, ma farli interagire nel modo migliore, e ci riusciva, e per me ci è riuscito anche qui in realtà. La notevole differenza in realtà, appunto, è che la Marvel aveva già introdotto e soprattutto approfondito quasi tutti quanti i personaggi del primo Avengers in film precedenti, fosse anche solo con un cameo. Qui appunto è tutto più raffazzonato, ma lo è proprio perché è il DC Extended Universe ad essere profondamente raffazzonato e soprattutto disorganizzato. Appunto, questo film si sente che manca proprio di una forte organizzazione, è un film disordinato, per così dire, ma è un film anche profondamente umano, umano perché non solo ci avvicina umanamente a questi eroi rendendoceli belli e simpatici, ma anche ci mostra l'umanità per cui questi eroi si battono. Appunto, ci mostra noi che veniamo salvati, ci mostra Batman che dice a Flash: so che hai paura, ma salvane anche solo una di persona e vedrai come ci si sente. E ci mostra appunto questa famiglia russa che vive proprio dove Steppenwolf ha insediato la sua base dell'attacco, appunto, sulla Terra, ovvero questa landa abbandonata in quanto area che fu inondata da radiazioni e che è diventata appunto un luogo di rifugio per fuggiaschi e perseguitati, e sarà compito degli eroi appunto occuparsi di salvare i dimenticati, appunto coloro che il potere ufficiale ha dimenticato e che quando sopraggiunge l'apocalisse sono sempre i primi a fare una brutta fine. Quindi c'è anche uno scampolo di riflessione politica, in effetti, in questo aspetto. E poi che tenera, appunto, la bimba che sguaina l'insetticida per combattere i parademoni, appunto, una gag anche questa simpatica e azzeccata. Ed è un film, appunto, che ci mostra un mondo che ha bisogno di questi eroi, che ha bisogno di eroi perché ha bisogno di simboli in cui sperare, in cui credere. E quindi appunto gli eroi devono imparare ad essere di ispirazione, devono imparare ad essere un faro per l'umanità. Ed è questo il significato del video di apertura con Superman, che viene ripreso appunto da questi ragazzini con uno smartphone. Ed è su questo che ragionerà intensamente proprio il personaggio di Wonder Woman, appunto, in seguito ai molti scambi di vedute con Bruce Wayne, il quale appunto ha anche lui bisogno di Superman. Appunto, che cosa ci dice Wayne? Lui mi manca perché era più umano di me, e quindi appunto è questa l'umanità degli eroi, e quindi è per questo che bisogna far rinascere Superman. L'umanità ne ha bisogno. E sempre Bruce Wayne, appunto, che cosa ci dice? Questo mondo non lo riconosco più, ma in effetti non mi interessa di riconoscerlo, mi interessa di salvarlo. E allora che altro dirvi? Alcuni hanno detto che gli effetti digitali di questo film sono inguardabili, cioè francamente a me non pare proprio, cioè mi sembrano anche realizzati in maniera accurata, certo non da standing ovation, ma esteticamente appunto mi sembrano appunto accettabili. Certo, appunto, è rimasto qualche ralenti snyderiano qua e là, ma si contano proprio nelle dita di una mano, esclusi naturalmente quelli appunto legati al personaggio di Flash, che sono tutto un altro discorso, appunto sono utili per rappresentare visivamente il personaggio. Ma in effetti è vero che le scene di battaglia non brillano granché, ma non nel senso che sono brutte, nel senso che appunto non sono memorabili, appunto non sono
così straordinarie. E infine c'è Danny Elfman alle musiche, appunto Elfman che cita il suo tema di Batman dei film appunto di Tim Burton e cita il tema di Superman di John Williams e fa benissimo a farlo. Allora appunto un film che secondo me non è affatto la monnezza di cui parlano tutti, certo è pur sempre un film appena passabile, appunto nulla di che, ma a mio parere si merita un 6 appunto questa versione di Justice League del 2017. Ma attenzione, perché vi do appuntamento a domani con la mia opinione su Zack Snyder's Justice League, naturalmente. Allora non perdetevi il video di domani, se volete iscrivetevi a questo canale, se volete appunto seguitemi su Facebook e su Instagram per avere ulteriori aggiornamenti sulle prossime video recensioni e anche appunto per leggere delle mini recensioni scritte in abbinamento a quelle orali di questo canale di YouTube e anche per fare dei piccoli sondaggi, dei piccoli quiz appunto e per divertirvi in questo modo. Allora, buona visione se volete di questo film che secondo me non è assolutamente una monnezza. Se volete appunto fatemi sapere anche la vostra opinione nei commenti, naturalmente io sarò lieto di rispondervi e di dialogare assieme a voi. E allora ci vediamo domani appunto, buona visione se volete di questo film e buon cinema a tutti.